Ma semplicemente siamo della stessa città, e quindi voglio dire, ho avuto modo diverse volte di trovarlo e di parlarci, quindi soprattutto è legato al fatto che siamo della stessa città, ecco. Senta, come sta vivendo questo momento così particolare? Cosa si aspetta per il futuro in base alla sua esperienza? Cosa ipotizza per questo finale di campionato, se ci sarà un finale? Ma credo che in questo momento la priorità sia trovare una soluzione al virus. Poi una volta trovata la soluzione, penso che si possa parlare d'altro. Sto vivendo questo periodo come vivono la maggior parte delle persone, chiuso in casa ed esco solamente, a fare la spesa. Poi per il resto rimango a casa come fanno e come dovrebbero fare un po' tutti. Quel che è certo, immaginiamo che lei conosca bene sia la realtà della Lega Pro che della Serie B, insomma della Serie A. Ci sono esigenze diverse nel mondo del calcio in questo momento. Noi ci concentriamo in particolare sulla Lega Pro, che è il campionato che coinvolge l'Avellino. È importante secondo lei tutelare questa fascia, di calciatori che, insomma, nella logica comune non guadagnano come un calciatore di Serie A? Ma credo che sia giusto e corretto tutelare tutti. E poi a partire da questo punto, da questo concetto, credo che, ti ripeto, la priorità numero uno sia la soluzione del problema ad oggi. Il problema è il virus e nel momento che si trova la soluzione, credo che poi sia giusto tutelare, come ti dicevo prima, tutti. Però fino a quando non c'è una soluzione, credo che parlare di tutto il resto è un po' superficiale, diciamo. Senta, conoscendo Capuano, immaginiamo anche un po', ipotizzando come può essere l'ambiente avellinese, crede che possa essere un rapporto duraturo quello tra il tecnico di Pescopagano e la piazza Irpina, insomma, due aspetti molto focosi del calcio italiano? Ma io credo che alla fine si tratta comunque semplicemente di calcio, nel senso che comunque le cose si fanno bene, se i risultati arrivano credo che non ci sia nessun problema. Nel momento in cui le cose purtroppo non dovessero andare bene, che Solino sia di una città o di un'altra, penso che cambi poco, alla fine comandano i risultati.